Buonasera a tutti e benvenuti. Da quello che sappiamo non ci sono novità dell'ultimo minuto riguardo le formazioni in campo, ma nel caso vi aggiorneremo in diretta anche grazie al supporto della nostra attenta regia. Ci aspettiamo una partita interessante in tutto il suo svolgimento. Le condizioni atmosferiche, al contrario, non sembrano intenzionate a rimanere stabili per 90 minuti. Cielo coperto ed è prevista pioggia da un momento all'altro. C'è chi prevede addirittura uno scroscio torrenziale, anche se per il momento il tempo sembra ancora reggere. Eccoci, si comincia. Royler. Scodella in avanti. Prova ad andare via con eleganza. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Sceglie di battere corto. Vediamo se crossa. Palla intercettata. Chiesa. Riceve un pallone interessante. Qui può partire il contropiede. Che inizio! Stanno spingendo dal primo minuto. Quanta intensità, Fabio! Bremer. Danilo. Lungo passaggio in avanti. Allarga il gioco. Può cercare il taglio in mezzo. Decide di non rischiare. Kostic riceve in posizione interessante. Prova sul secondo palo. Si fa trovare al posto giusto e allontana. La mette in mezzo. Tenta di allontanare il pallone. Buon lancio. Libera tempestivamente. L'avversario ha avuto la meglio. Va al tiro! E c'è il gol della Juve! Era difficile fare meglio, un tiro perfetto! Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Si ricomincia dall'1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Pallone lungo in verticale. Allarga il gioco con pallone a sinistra. La gioca all'indietro. Cerca il tiro. Il pallone dentro. Ecco il pareggio.
C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi. Non poteva arrivarci, Fabio. Perfetta parità dunque. È incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Danilo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è la palla lunga, in avanti. Reuler non riesce a servire il compagno. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Odgaard la gioca sulla destra. Questo errore potrebbe essergli fatale. Chiesa! E c'è il gol della Juve. Una grande partita oggi. E questa era davvero imparabile. Un proiettile. Ha impresso al pallone tutta la sua forza. Una sassata imparabile. Conducono con una rete in più degli avversari. Palla al centro. E il portiere la fa sua. La gioca a sinistra. Decidono di giocarla all'indietro. Il Bologna prova a costruire un'azione pericolosa. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. Il secondo tempo è cominciato. Il Bologna ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Danilo. Kostic. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. E passa! La gioca lunga sulla fascia opposta. Rabiot ha la possibilità di andare verso la porta. Reuler. Lungo passaggio in avanti.
prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Non impensierisce la difesa. Rabiot. C'è la palla lunga, in avanti. Kostic. Scatta verso il pallone. Si libera la grande. Palla al centro. C'è l'opportunità per il contropiede. Il pallone è sulla sinistra. Ora cosa succederà? Bremer era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Tocco prudente al portiere. Il portiere la calcia lontano. E il tocco è verso il portiere. Tocco morbido. Hanno ottenuto un fallo laterale. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Occhio al cross. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Ecco il filtrante. Pericolo! L'idea era buona, ma non è riuscito a trovare il compagno giusto. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Occasione d'oro! Qui deve tirare! Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Impressionante! Un gol d'accademia, da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Ha concluso con istinto e lucidità al tempo stesso. Quando sei dentro l'area di rigore non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. Allungano le distanze con questo gol. Chissà se cercheranno di segnarne un altro. Scodella in avanti. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Occhio al tiro! E hanno segnato ancora! Tre gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Passo agile e inarrestabile, tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico! Ha portato la palla fino a dentro l'area di rigore. È stato bravissimo a mantenere la freddezza fino all'ultimo e poi è andato a colpo sicuro. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. È in uno stato di forma a dir poco strepitoso. Il divario tra le due squadre è pressoché incolmabile. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Kostic. Bremer. L'orologio segna gli ultimi 10 minuti. Danilo. Bremer. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Filtra la palla in profondità. Freuler. Pallone lungo in verticale.
Danilo. Prova a giocarla in profondità. Riceve il passaggio. C'è spazio, occhio! Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. La lavagna luminosa indica 2 minuti di recupero. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Bremer. Propone di... Finisce così, non c'è più tempo. Certo, l'allenatore non può essere soddisfatto di questa partita, ha avuto qualche occasione la sua squadra, ma alla fine gli avversari sono stati nettamente superiori. Luca, che ne pensi della partita di oggi? Non è il risultato a sorprendere, ma il modo in cui è maturato. È stata una gara molto più combattuta di quanto ci si aspettava.